A tutti i telespettatori di Mattino 6. Oggi sabato 1 dicembre 2018. Eh, la, vogliamo cominciare con la nostra consueta rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine del, del centro della provincia di Pescara che ha come titolo di apertura. Super controlli in azione sui bus, a Pescara chi non paga non sale a bordo ed è subito impennata di ticket venduti. E nel taglio alto, sempre in merito alle elezioni regionali che si terranno col nuovo anno, eh, la Meloni del centrodestra lancia a Marsiglio in Abruzzo e c'è il gelo tra gli alleati. Inoltre, sempre nel taglio alto, oggi e domani da Gentiloni a Zingaretti, Big del Partito Democratico si troveranno a Pescara. Abruzzo investimenti nell'industria: 188 milioni di euro per la ricerca. Gli articoli. Sul polo culturale in Europa. Oltre nel centro pagina vediamo la foto della squadra di calcio a 5 dell'acqua e sapone che si porta a casa anche la Supercoppa che ha battuto in finale il Napoli per il 4 a 1. Nel taglio basso e a 84 anni addio a ad Daloisio Pianella il lutto per il suo medico e a. Pescara a Natale sfilate concerti e notte bianca. Nel taglio basso a penne cade da 10 metri durante l'arrampicata. Grave un giovane precipitato dalla parete artificiale al palazzetto comunale. Vogliamo adesso passare alla lettura della prima pagina sempre del centro, questa volta della provincia di Teramo. Titolo di apertura: Ufficio speciale Sindaci spaccati. Ricostruzione Lumaca: Non c'è unanimità su come dare una svolta. Lolli: Deciderò io. E nell'articolo di spalla di sinistra, in provincia di Teramo, scongiurati accorpamenti tra le scuole. Infatti, la conferenza provinciale sulla rete scolastica prevede dice, il mantenimento delle reggenze anche negli istituti con meno di 600 iscritti. Nel centro pagina, vediamo sui rifiuti: l'assemblea dei soci congela lo scontro. Tregua comune team. I crediti li valuteranno i tecnici. Sempre nell'articolo di spalla di sinistra, proteste a Roseto: stazione chiusa. La sala d'attesa sarà affittata. E sul Teramo, calcio: Preso Celli e Maurizi cambia modulo. Nel taglio basso. Eh, raggira 30 persone con false vendite. Truffa online a teramo, giovane a processo anche per circonvenzione d'incapace. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano della provincia di Chieti. Vasto e Lanciano, droga per le scuole, scacco alla gang. Vasto e San Salvo, 20 arresti e 37 indagati per armi e stupefacenti da Olanda e Albania. Nell'articolo di spalla di sinistra, Vasto, poliziotto ferito in carcere da un pugno, nel carcere dice di Torresinella, a Punta Penna, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici. E nel centro pagina con la foto a Lanciano premiazione dell'Anfas a Roma rapina shock nella villa Martelli, famiglia dell'anno torniamo sempre al centro pagina articolo di spalla Tufillo, operaia morta nello schianto oggi il funerale ad Atessa, Ducato elettrico presto il nuovo furgone Sevel nel taglio basso sempre in merito alla farmacia comunale di Chieti, il sindaco bocciato, in consiglio non passa la vendita, ora si apre lo scenario del dissesto. Spostiamoci adesso sul centro della provincia dell'Aquila e anche della zona di Avezzano e Sulmona. Persegui da una donna, arrestato all'Aquila, la vittima lo denuncia, staziona per ore sotto casa mia, è ai domiciliari. Nella Marzica, furti nelle case, caccia i ladri dell'Audi nera. Qui dice che gli ultimi due colpi sono stati messi a segno a paterno, caccia un Audi di colore nero. E al centro pagina, a Sulmone, ricordo della ragazza morta a Bellino, un colombiano vince il premio Fabrizia Di Lorenzo. Dibattito all'ex Arza Università, pollo della Marzica, con più offerta. Calcio, prima categoria, l'Aquila, il Nova Cesaproba, il caso dei biglietti. E nel taglio basso, leggiamo, al comune dell'Aquila la grana dei pignoramenti. In 121 vantano crediti dall'ente, debiti fuori bilancio per 15 milioni di euro. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, però, della Regione Abruzzo. Armi e droga, al titolo di apertura, scacco agli albanesi. 20 arresti e 61 indagati tra Basto e San Salvo. L'operazione Evelyn smantella i clan in guerra per il controllo del narcotraffico nel Basso Abruzzo, il sollievo dei cittadini. A penne grave uno sportivo di 25 anni vola da 10 metri durante l'arrampicata. Nel taglio. Medio a Pescara, spaccata in pieno centro, è già in azione la mala di Natale. Dopo le rapine dice, dei giorni scorsi, colpito il bar Carducci, negozianti furiosi. E a Lanciano, colpo grosso al bancomat della Banca Popolare. E a Teramo, il bidone: il truffatore online con la post pay di un, co di un conoscente. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura: un privato si fa avanti per TIM, depositata in tribunale l'offerta di un imprenditore teramano che vuole acquisire il 49% della società. Nel taglio alto, invece, oggi l'assemblea dei sindaci per il consiglio di amministrazione della Ruzzo. Cresce la fronda del cambiamento, vediamo anche nel centro pagina. La ricostruzione aria di cambiamento eh, al vertice dell'ufficio URS. Il capro espiatorio. Eh, si parla di quello che sta succedendo per la ricostruzione nell'articolo di spalla di destra elezioni regionali dalla riunione del centro-destra senza Salvini spunta Marsiglio vogliamo ricordare che Marsiglio è di origini abruzzesi ma eh, vive nella città di Roma e a Roseto degli Abruzzi la palestra di Cologna divide le opposizioni nel taglio basso Parco Scientifico Dorazio assolto. La Corte dei Conti nessuno spreco di denaro pubblico. La Serie C: calcio, sabato di fuoco per il Teramo, atteso eh, alla sfida con il Renate. Adesso abbiamo terminato la le, le prime pagine dei quotidiani regionali, vogliamo passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il titolo di apertura del quotidiano Repubblica, migranti, la grande espulsione, 40.000 fuori dai centri, in vigore il decreto sicurezza, senza lavoro 15.000 operatori, Mattarella difende il patto ONU e in merito al ministro Conte, Tria, ancora tagli sul tavolo, l'Unione Europea, l'ipotesi 2%, gela il pi, gela pil, gelata PIL, cala dello 0,1%. Nel taglio medio, eh, il Putin dal 5 a Bin Salman, al G20 Trump contro tutti. Titolo di apertura del Corriere della Sera. Cala il PIL, rischio recessione nel terzo dimestre giù dello 0,1%, il sondaggio manovra il 41% ascettico. Nel taglio medio, vediamo della riunione del G20 a Buenos Aires, Spiragli sul dossier dei commerci, qui vediamo la foto di tutti i partecipanti al vertice del G20 che si è tenuto a Buenos Aires in, in Argentina, si è parlato di clima, di dazi e Putin scherza dice con il Saudita. Vogliamo passare al quotidiano la stampa sempre in merito all'economia crescita, ora l'Italia si è fermata. Nel terzo trimestre il PIL giù dello 0,1% più vicina alla terza recessione. Aumenta la disoccupazione e infatti allarme dell'Istat consuma investimenti frenati dai dubbi sulla manovra. Gialli internazionali di Maio il caso Reggeni chiarezza dal Cairo o ne risentirà anche Leni. Dietro Salvini a Mosca, il network degli affari tra Lombardia e Russia. Nel centro pagina a Santiago, scontro sul golpe civile visto da Moretti. Vogliamo adesso passare al fatto quotidiano, titolo di apertura del fatto quotidiano. Renzi e Forza Italia si cercano, romani, Nuovo mercato della politica, dice profumo d'intesa e salvini da buca a Berlusconi per non irritare Di Maio. Nel taglio alto, Caso Cucchi, il capo dei Gorazieri, verso la sostituzione. Casarza, il generale non indagato, guidava il gruppo Roma. E vite parallele, lavoro nero, indagini scuse, papà Di Maio e Renzi a confronto. Nel taglio del medio del centro pagina eh, delitto reggeni, figo e Moavero contro il Cairo. Conte vedrà i pubblici ministeri. Infatti dice il Presidente della Camera vuole interrompere le relazioni con il Parlamento egiziano. Il rebus dei conti, PIL giù dello 0,1% e manovra da Unione Europea segnali di, di gelo. Vogliamo postarci. Sul quotidiano Il Manifesto, titolo di apertura dopo Salvini, fico anche contro Conte. E il presidente sia all'accordo sui migranti, dice qui l'articolo, si all'accordo ONU sui migranti anche Mattarella deve intervenire. Nel centro pagina, infatti, l'articolo a passo di gambero brutte notizie sul e occupazione l'Istat rivela la frenata meno 0,1% non succedeva dice dal 2014 calano i consumi, investimenti sale il rischio, recessione ma se Sparta piange, Atene non ride si ferma al meno 0,2% anche la Germania eh, e la disoccupazione giovanile arriva al 32% Il Tempo, quotidiano nazionale, Boldrini ne fa una buona di Maio. Si intesta il merito. Ai terremotati vanno 85 milioni dal bilancio 2017 della Camera, scelta di tutti, ma il vice premier se la rivende grazie al Movimento 5 Stelle. Nel taglio alto, la sanità peggiore per la Bocconi è nel Lazio. Rapporto della prestigiosa università mette all'indice la regione guidata da Zingaretti su liste di attesa e fuga dagli ospedali. Nell'articolo di spalla, di destra, parla l'agente turco amico del DS: Monchi soffre ma non tradirà la sua Roma. Nel il messaggero quotidiano, questa volta nazionale, il PIL in calo, mancano 5 miliardi, Savona ora più investimenti, economia infrenata e giovani senza lavoro, c'è il rischio recessione. Conte, ministro, primo ministro, dobbiamo sconciurare la procedura dell'Unione Europea all'ipotesi di nuovi tagli. Dopo i controlli della finanza, dice un articolo, i furbetti dell'IS, falsi 6 modelli su 10 e così la platea del reddito si restringe. Articolo di spalla, il Cardinal Ravasi, chiese, chiese dismesse non diventano nuove moschee. Nella parte centrale del quotidiano Il Messaggero vediamo la foto di gruppo. Trump minaccia di non fermare il documento finale e vede XI. Nel G20 parte in salita l'America, pronti al ritiro. E sempre nel centropagina, sul caso Reggeni, a strappo tra Italia ed Egitto, tensione nel governo. Il Cairo al Presidente della Camera, posizione ingiustificabile. Moavero convoca l'ambasciatore e in merito alla questione del padre di Di Maio, il lavoro in nero, Farò del PM, farò del PM sull'azienda. Libero. Titolo di apertura. Più politica meno Vangelo. Il nuovo corso dei vescovi. Il Cardinal Bassetti, gran capo della CEI. E invita i cattolici a scendere in campo attivamente in favore dell'Unione Europea e contro i sovranisti. I prelati temono Salvini in quanto è più forte di loro. Vogliamo spostarci nel centro pagina. Il partito, partito il processo per il riciclaggio è eh, l'onorevole. Eh, fini rischia una brutta fine, come dice qui l'articolo, aveva il mondo in mano perlomeno quello del centrodestra italiano che allora corrispondeva al sentimento maggioritario e probabilmente anche adesso, invece negli ultimi cinque anni e mezzo sono andato eh, dice, a letto presto perché si deve risolvere alcune situazioni giudiziarie. Ecco i bei risultati del cambiamento, il PIL cala e le tariffe aumentano dice l'articolo. Nel taglio basso il, il cronista Shomene aveva 77 anni, Sandro Meyer era il re dei giornalisti popolari. La Verità, quotidiano nazionale, dice l'articolo di apertura, restiamo in Africa, in Europa rischiamo di finire in mano a gente come Babbo Renzi. L'appello questo del portavoce del Regno di Benin. La guerra di Figo ha Egitto e lega per spaccare il Movimento 5 Stelle. Nel taglio basso il reddito dice di cittadinanza gestito in azienda, mezzo accordo tra Leghisti e Grillini per depotenziare la carica assentzialista del provvedimento. Calano gli inattivi nel lavoro somministrato boom di contratti a tempo pieno. Vogliamo adesso spostarci a un altro quotidiano nazionale, l'avvenire. Voto di sfiducia inatteso, calo, meno 0,1% del PIL nel terzo trimestre, meno contratti precari, più occupati e disoccupati. Dice infatti, in, nel, i dati dell'Istat segnalano i timori di imprese e consumatori. Al G20, trattativa Italia-Unione Europea, giallo sul deficit ridotto al 2,1% e slitta l'esame. Vediamo... Anche nel taglio medio, in merito si parla anche dell'epidemia dell'AIDS. Nel continente, eh, dice AIDS: tragedia d'Africa, si prova un vaccino. Dice un'epidemia dimenticata che eh, silenziosamente uccide ogni anno tantissime migliaia di persone. E appello e impegno i cattolici per un'Europa fraterna e salda, casa dei popoli. Abbiamo per terminato passare al quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale. PIL: l'Italia arretra, torna a crescere la disoccupazione, dice l'Istat, ritocca le stime provvisorie nel terzo trimestre, calo dello 0,1%. In ottobre tasso di disoccupazione al 10,6% frena anche, dice l'industria, qui l'articolo. Il reddito invece di cittadinanza scende a 500 euro per il nucleo familiare. E vediamo qui eh, anche il, cro il crollo di popolarità del leader francese Macron, Macron, il Giove caduto dice sulla Terra. E negli articoli di spalla di destra, eh, Caso Reggeni, Moavero convoca l'ambasciatore dell'Egitto. Dell e a Buenos Aires, clima e commercio Trump è pronto a far fallire il G20. Vogliamo adesso spostarci ai quotidiani sportivi. Abbiamo terminato i quotidiani. Eh, nazionali delle prime pagine, vogliamo adesso passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Titolo di apertura, il Milan ora si cambia, il diavolo veste British. In merito al al mercato si insedia il, il CEO Gazizis ex Arsenal e per il mercato la società guarda alla Premier. Fabregas e uno tra Christensen e Cahill, Oltre a Ibra. Nel taglio alto Juve, la regina in trasferta. Chiesa e Simeone ci provano Bianconeri, mai fuori casa nel 2018, 11 nelle leghe top d'Europa, de, Renzi il super tifoso. Fiorentina mia, vinci e salviamo il campionato nel taglio basso. Si parla dell'Inter. Spalletti ritorna a Roma. Con l'Inter vince sempre domani sera il big match all'Olimpico. Ranieri tra me e Sarri, la gavetta va al potere, è pronto ad affrontare il Chelsea nel derby. Poi vediamo altri articoli in merito allo sci di fondo: Coppa del Mondo, Pellegrino, Sprint. Incanta la Norvegia. E Mike punta alla Formula 1, Schumi Junior è già sfida Ferrari-Mercedes. Il Palermo, ieri c'è stata la partita Palermo-Benevento, solo un pari, ora la vetta è a rischio. Vogliamo spostarci alla prima pagina del quotidiano sempre sportivo, il Corriere dello Sport, questa volta. E... In merito alla partita che ci sarà eh, tra Inter e Roma, il gol La mia vita in gioco per segnare e eh, nient'altro. Rinnovo, Vanda eh, sa ciò che fa, voglio vincere con l'Inter. Urlo spesso ai compagni. Poi nel taglio basso, eh, in merito alla partita. Eh, Firenze, eh, Fiorentina Juventus tutta Firenze contro la Juve. Anticipi Franchi Esaurito per la sfida allo squadrone bianconero che nel 2018 è imbattuto in trasferta. Allegri di Bala segna poco, fa il tutto campista. e Anche qui nel Corriere dello Sport in merito alla partita che c'è stata ieri sera a Palermo Benevento c'è stato uno 0-0 e Perciò vediamo quello che accadrà nelle ulteriori partite della Serie B in questi due giorni. Tutto sport, articolo di apertura. Golden Juve, stasera a Firenze alle ore 18 c'è il tutto esaurito. E come sappiamo, eh, abbiamo già letto, la Juventus è imbattuta nel 2018 e questa sera avrà una partita anche difficile con la Fiorentina nel taglio alto Champions, Milan, Ibra più Fabregas oggi scatta l'era Gazzisis la società si gioca tanto da gennaio a maggio, ecco perché vuole assi vincenti e in merito al Torino sempre più compatto carica Mazzari, Camolese quanto è capitato a Walter darà alla squadra una spinta superiore Perciò vogliamo adesso parlare anche un attimo dello sci di fondo e Pellegrini c'è suo il primo sprint. Il volley, oggi le semifinali, Trento e Lube, corsa al mondiale. Vogliamo adesso con questo ultimo articolo, abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani nazionali, adesso vogliamo fare un break pubblicitario prima di passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Prima di passare però al break vogliamo ascoltare le previsioni medie per quest'oggi. Ben ritrovati a questa seconda parte di Mattino 6. Vogliamo adesso passare subito alla lettura delle pagine dei quotidiani eh, regionali, questa volta quelle interne. Vogliamo subito passare al centro di Pescara, con all'interno eh, ricerca industriale investiti 100 dice 88 milioni di euro, bilancio a due anni dal manifesto regionale sulla fabbrica 2.0, l'Olli coinvolgeremo anche le piccole e medie imprese. Inoltre, eh, vediamo altri articoli all'interno, una moto elettrica a tre ruote da utilizzare nella città, il Taumat. E inoltre vogliamo... Cambiare pagina, in merito alle elezioni regionali che si terranno a febbraio 2019, eh, Fratelli d'Italia, la Meloni lancia la candidatura di Marsiglio, la Liter dice di Fratelli d'Italia indica al centrodestra il parlamentare per la presidenza della regione. Berlusconi a riguardo chiede eh, tempo. E infatti, sempre qui nell'articolo, nel taglio basso, Forza Italia e Lega frenano nulla di definitivo, dicono. Pagano, che è il coordinatore regionale dei Forza Italia, approfondiremo nelle prossime ore. Bella Chioma, che è il coordinatore regionale di, della Lega Nord, nessuna comunicazione ufficiale, dice, in merito. E sempre in Abruzzo, in merito ai... All'autostrada della strada dei parchi, la 24, ecco i quesiti dei pubblici ministeri nell'inchiesta sui pilastri. Riguardano lo stato di manutenzione e la staticità di piloni e viadotti. In corso soprattutto prove di carotaggio che finiranno tra qualche giorno. Infatti in merito la Procura... Ha chiesto ai suoi due consulenti di verificare l'affidabilità delle strutture. Dice in merito: ancora, sono sei indagati tra i vertici della società concessionaria della strada dei parchi. A Pescara. Il Partito Democratico prove di congresso sul tema della società aperta. Oggi e domani nel Palazzo della Provincia di Pescara, seminario con i vertici del partito. Da Martina Del Rio, Gentiloni, Boschi, Calenda, Minniti, Zingaretti e Franceschini. Infatti oggi al Petruzzi, eh, Gentiloni e Legnini dialogano sulla sfida impopulista. Ricordiamo che Legnini è un probabile candidato alla presidenza della regione Abruzzo. E, trasporti urbani: stop a chi non paga. No biglietto, niente bus. In azione i super controllori. Avviata la sperimentazione in 15 giorni. Impennata di ticket invenduti. E. Parliamo, adesso cambiamo argomento, la denuncia di Feder Consumatori, stazione fredda e piena di locali sfitti. L'associazione eh, Feder Consumatori propone di realizzare a Scafa un terminal bus, un raddoppio del binario ferroviario con servizio navetta di bus da Scafa a Pescara. Sempre a Pescara. Arie di risulta spunta un referendum, il Comune accoglie le richieste dei negozianti, sosta meno cara ma serve un sondaggio per la scelta di un edificio culturale. La Giunta utilizzerà i 4.500.000 euro destinati al completamento del Museo del Mare per realizzare una struttura per convegni e concerti. E... In merito al mercatino etnico, sbagliato il bando, diffida del centrodestra al comune Latto, è tutto da rifare, ricordiamo che il mercatino etnico era stato spostato in una zona diversa da quella che si trovava prima. E Penelope al mare, il Tare fissa i paletti sulla sicurezza, il Tribunale amministrativo rispinge i ricorsi presentati dal locale, dopo i due provvedimenti di stop del Comune che dovrà essere risarcito. Inoltre, un articolo in merito ai maltrattamenti mortali, compagna uccisa di botte, l'arrestato non parla. Vogliamo ricordare che proprio questi giorni c'è stata una manifestazione sulla eh, la violenza contro le donne. Però vediamo che il problema continua. E corri nelle feste a Pescara, eh, sfilata notte bianca per un Natale spumeggiante. Il Comune svela l'elenco delle manifestazioni, sia il doppio dice concerto di Capodanno, luci d'artiste e luminarie sulla riviera. E in merito a un avvenimento: i primi 50 anni dell'alberghiero De Cecco, oggi grande festa con centinaia di ospiti nella sede di via dei Sabini per celebrare l'anniversario della scuola di cucina. A Pescara. Un'aula del tribunale intitolata all'avvocato Medoro Pilotti Aielli. Cerimonia, ieri in tribunale con, co con colleghi, sindaco e magistrati. Una targa ricorda il penalista scomparso nel 2016. Scomparso all'età di 85 anni, era eh, un avvocato penalista talmente rappresentativo per il foro di Pescare che ha meritato una targa al tribunale. Vogliamo passare alla zona di Francavilla, teatro, al via la stagione, tutto esaurito per Leo, il direttore artistico Cavuti annuncia gli appuntamenti a Palazzo Sirena, il cartellone Argentero e Fassari con un occhio puntato ai giovani. A marzo Uto Ughi. Nel taglio eh, basso, lo psicologo pallavonista Citrullo salva un ragazzo dal suicidio. Montesilvano, ci spostiamo alla zona di Montesilvano, Luci e Marciapiedi così via Spagna, cambia volto il piano del comune, l'assessore Cilli annuncia interventi di riqualificazione anche in Corso Strasburgo. e A Porta Allegro torna la mostra dei presepi artistici. È morto. Eh, liberato d'Aloisio, Pianella, il Comune di Pianella piange il suo medico proclamato a riguardo il lutto eh, cittadino. Vediamo che D'Aloisio era un pediatra, è stato anche consigliere comunale e provinciale e oggi alle ore 15 ci saranno i funerali. Articolo di cronaca, comune di Penne, cade da 10 metri mentre fa l'arrampicata, incidente al palazzetto comunale, giovane dispoltore, ricoverato a Pescara e operato alla colonna vertebrale. Vogliamo adesso passare a un articolo di cronaca che ha dato molto, molta visibilità, molto anche... Sgomento perché cocaina sgominata la gang, 20 arresti, 37 indagati, 13 kg di droga sequestrati e destinati a minorenni nelle scuole. Un'operazione che c'è stata da parte dei carabinieri e della Guardia di Finanza, al quale ringraziamo per tutto quello che fanno noi cittadini per farci sentire più sicuri. Ma vogliamo anche mandare a riguardo un servizio che è stato. Eh, Svolto dalla nostra redazione del TG6. La droga sulla costa abruzzese arrivava dall'Albania e da altri paesi dell'Est Europa. Cocaina, hashish ed eroina all'ingrosso venivano poi smistate attraverso una serie di referenti nelle piazze di spaccio non soltanto dell'Abruzzo ma anche di altre regioni italiane. All'alba di questa mattina è scattato il blitz dei carabinieri e dei finanzieri dei comandi di Chieti nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia. 20 gli ordini di custodia cautelare in carcere che hanno sgominato la banda degli albanesi, i cui principali esponenti erano titolari di barre ed esercizi commerciali, in realtà attività di copertura tra Vasto e San Salvo. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo. Prevalente albanesi ma anche con italiani e rumeni che aveva preso l'egonomia del territorio. A dimostrazione dell'importanza dell'organizzazione, la direzione del coordinamento delle indagini è stata la procura distrettuale antimafia. Che ha fatto un lavoro meraviglioso, ci ha diretto e seguito dall'inizio fino alla fine in un modo encomiabile. E siamo arrivati al risultato che un'organizzazione dedica al traffico internazionale è stata sgominata veramente e aveva base nel Bastese San Salvo. Un'operazione che ha riguardato anche altre regioni. Sì, ha riguardato ovviamente le regioni limitrofe, in particolare il Molise e la Puglia, ma anche con propaggini che si estendevano fino alla Liguria. Se posso aggiungere una cosa rispetto al colonnello Forleo, oltre alla sinergia operativa e alla pericolosità della. Eh, organizzazione, eh, vi hanno stati degli atti intimidatori che erano stati posti in essere questo sodalizio criminale per la quale abbiamo reso opportuno eh, predisporre un dispositivo importantissimo. Tenga conto che questa mattina alle 5 sono intervenuti congiuntamente quasi 300 militari tra Militari diciamo, dell'Arma dei Carabinieri e fiamme gialle richiedi, supportate dai reparti speciali, lo squadrone cacciatori di Puglia per i carabinieri, i reparti antiterrorismo pronto impiego, i cosiddetti baschi verdi, numerosissime unità cinofili e anche due elicotteri che venivano dalla sezione aerea di Pescara e dalla sezione aerea di Bari. E il cane? E il cane Cash Dog, il cane per la ricerca della valuta. Con questa operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza il messaggio deve arrivare a tutti forte e chiaro, a San salvo lo stato c'è ed è presente queste le parole del sindaco di san salvo tiziana magnaca commento dell'operazione evelyn il sindaco si è congratulato con le forze dell'ordine per aver sgominato questa associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed ha aggiunto tutti ci aspettavamo una risposta delle forze dell'ordine che c'è stata rispetto ad alcuni episodi che rischiavano di minare a san salvo la sicurezza e la legalità Vogliamo adesso spostarci alla provincia eh, di Teramo, mette a segno 30 false vendite sul web, ha processo un trentenne teramano e accusato oltre che di truffa anche di circonvenzione di incapace e calugna. Spaccio eh, di Metatone all'interno del campo scuola, arrestato un'operazione della polizia che ha sorpreso mentre eh, lo sta, stava cedendo Metatone a un ragazzo all'interno di un campo di scuola di atletica. Spostiamoci a Mosciano, eh, Roma processo per il riciclaggio delle auto rubate. A Silvi, comune di Silvi, sia sì al recupero del binario dismesso, il tratto non utilizzato dalle ferrovie, concesso al comune, ospiterà una nuova strada, 125 parcheggi e la pista ciclabile all'Aquila. Mannaia di 121 pignoramenti sul comune, il sindaco Biondi dobbiamo iscrivere 15 milioni eh, nei debiti fuori bilancio perché in 20 anni nessuno li ha regolarizzati. Costiamo sempre all'Aquila Perseguita una donna e viene arrestato. All'Aquila la denuncia. Mipedine staziona per ore sotto casa, blitz della polizia che lo trova in auto. Disposti gli arresti domiciliari. Eh, ad Avezzano, eh, allarme per le abitazioni a caccia di ladri in fuga sull'Audi Nera. Infatti, anche nel titolo di apertura. Eh, si parlava di questo argomento: che stanno facendo queste rapine con, eh, guidando una potentissima Audi nera, Station Wagon. Vogliamo adesso passare agli articoli del Messaggero della regione Abruzzo. Treni più lenti, più costosi, i treni delle beffe sulla linea triatica. Il paradosso svelato da Feder Consumatori per andare a Milano con l'alta velocità sul versante tirrenico, i viaggiatori spendono meno. Viadotti autostradali a caccia del verbale, dei misteri. Eh, il forum H2O, nessun atto ufficiale sulla riunione che c'è stata in prefettura in questi giorni passati. E... In merito al, passiamo al comune di Pescara, Guerino diventa il regno della polpetta, taglio del nastro al McDonald's sulla riviera. Dei, nei pescaresi resta però l'amarezza di un'occasione di rilancio perduta. Furto. A Pescara nella notte, con spaccata in via Gardu Carducci, nella notte sfondato con un mattone la vetrina del Mood Caffè. Bottino 1000 euro. E con l'avvio delle feste in città, dice qui l'articolo: si moltiplicano colpi e rapine. Lunedì presi di mira l'orafo, Italo Lupo e una parafarmacia. Riprendiamo. Un articolo di cronaca che è quello che è successo a Penne: volo di 10 metri dalla parete per l'arrampicata. Il ragazzo di 25 anni, in prognosi riservata, Andrea Puca di Spoltore, l'incidente durante un allenamento nel palasport di Penne. All'Aquila. Biondi De Matteis ai ferri corti, il partito cerca di ricomporre il sindaco duro, non è tollerabile chi cerca di condizionare l'operato. Sigismondi, il caso può rientrare ma il rischio espulsione, dice qui l'articolo, è concreto. E vogliamo adesso anche passare alla, sempre all'aquila, al gran sasso, tutto pronto dice qui l'articolo per sciare. Il 4 dicembre le ultime verifiche sugli impianti di risalita, manca solo un po' di neve, quella che c'è non è sufficiente. E inoltre articolo di cronaca, arrestati due albanesi residenti a Paganica, alla vista delle polizie avevano la cocaina in auto, hanno tentato di disfarsi e degli involucri di droga recuperati sotto il viadotto che stavano percorrendo. Inoltre Vogliamo passare allo scandalo che c'è stato anche in questi giorni. Scandalo appalti, summit in procura. No del GIP anche alla revoca della misura, cioè sospensione per 12 mesi dall'attività del responsabile dell'area tecnica. Sono al vaglio degli avvocati difensori le dichiarazioni degli indagati rese al magistrato durante gli interrogatori. Passiamo alla provincia di Chiedi, il comune di Chiedi in particolare alla vendita della farmacia comunale che non si vende, i raditi primo, dice Traditori. La maggioranza va sotto, 16 contrari perché in quattro votano con l'opposizione. Il prezzo di 1.300.000 euro serviva per far quadrare il bilancio all'ente. In merito anche al servizio che abbiamo mandato in onda poco fa, in Manette, la gang albanese della droga, arrestati anche alcuni italiani, un rumeno e un macedone, accusati di avere il controllo di traffici tra Basso e San Salvo. La cocaina arrivava dall'Albania, dalla Slovenia e dall'Olanda, la base era nel bar Evelyn, gestito dal capobanda Denis Bimi il sindaco dice questa è la risposta che tutti stavamo aspettando e i cittadini dice finalmente vanno in galera comandavano senza pietà per nessuno a Teramo ricostruzione 21 rinforzi per contrastare le lungaggini passa la linea morbida grazie a Lolli si salva la testa di Marcello Dalberto disponibili 85 milioni per i comuni, Zennaro sinceramente è una bella cifra. Spostiamo al comune di Giulianova, ex assessore cita in comune per impiegato Fabio Ruffini in difesa di un dipendente del mercato ittico chiede la condanna del palazzo che si costituisce in giudizio e in base a quello che è successo. Vediamo anche qui la foto dell'ex assessore Fabio Ruffini. Vogliamo adesso passare al quotidiano eh, della provincia di Teramo, la città. Vediamo in merito alle elezioni regionali dalla riunione Monte. Spunta il nome di Marsiglio, Salvini diserta il tavolo per le regionali con Meloni e Berlusconi, Fratelli d'Italia punta sul senatore per l'Abruzzo. Ad Avezzano un polo marzicano e il progetto che punta sull'agroalimentare lanciato durante l'incontro organizzato da Magna Carta. E infatti, Magna Carta è un'associazione il cui presidente è il senatore Gaetano Quagliarello, l'assemblea dei sindaci a Teramo. È cambiamento contro continuità a Ruzzo. Oggi invia Nicola Dati l'attesa riunione per il rinnovo della governance, tutta dimissionaria. Infatti qui vediamo nella foto al centro il presidente uscente Antonio Forlini. Sulla ricostruzione il direttore D'Alberto rischia il panettone, il vice governatore Lolli incontra gli amministratori del CRAT. Cratere discussa la relazione ispettiva dell'Ussor. Qui dice l'articolo: il direttore dell'ufficio speciale rischia seriamente in merito al difficile eh, lavoro che sta facendo per la ricostruzione. Vogliamo spostarci sempre a Teramo. L'ispezione all'USR ha scoperto l'acqua calda. Ordini professionali e associazioni di categoria irritati per il blitz dei sindaci. La politica assuma i tecnici. di Qui si parla che eh, gli uffici sono sotto organico. In merito invece, eh, cambiando argomento, c'è. Un privato che vuole investire in team. Al Tribunale di Venezia ha depositata un'offerta per l'acquisto del 49% delle quote della società Enertech. E qui vediamo eh, l'arbitrato ritirato, la governance team ha rinunciato alla richiesta di arbitrato, in realtà mai consegnata in tribunale. Spacciava metatone al campo scuola. Il quarantenne teramano Cristian Ciavarelli è arrestato dalla squadra mobile all'interno del parco. Vediamo eh, quello che è successo, che grazie alla squadra mobile di Teramo è stata compiuta questa azione nel bloccare questo giovane che spacciava metatone davanti al campo scuola. Emendato argomento, in merito alle scuole, il piano scuole delle polemiche, la conferenza provinciale ha chiesto autonomia per l'istituto Migli e lo stop al trasloco. Infatti eh, il Milli, eh, l'istituto, senza un suo dirigente, proprio dalla morte del presidente, è ritromarcione politico, ma solo per il momento sul trasloco, dice l'istituto, eh, dovrebbe andare in via Sturzo, solo fra tre anni. Dobbiamo spostarci a Crognoleto, comune di Crognoleto. Il ponte riapre dopo un lungo mese di disagi. Amministratori soddisfatti per i lavori alla struttura, ma c'è chi critica la gestione dei servizi alternativi. A Tortoreto, il giro passerà tutto su Tutto il lungomare. Incontro con i tecnici della corsa rosa sul percorso iniziale della tappa. Vediamo la, le riunioni e i sopralluoghi che ci sono stati in merito al Giro d'Italia. Chiesto il processo per l'investimento mortale in scooter. L'operaio, 47enne, a martinsicuro morì un mese dopo il ricovero. Infatti, ci ricordiamo quello che era successo al giovane di Villa Rosa e la richiesta eh, da parte della Procura è arrivata al termine delle indagini che ora toccherà al GUP decidere se rinviare a giudizio o meno il Centauro. Vogliamo spostarci su un altro argomento, questa volta nella zona del comune di Roseto, la proposta di Casa Civica spacca l'opposizione e le chiudi in maggioranza bocciano l'idea di realizzarla in piazza Redipuglia ristrutturata da appena eh, dice, due anni fatti e ricchiudi, legge la proposta con politica politiche più che casa civica la chiamerei Casa Cinica. È giallo invece eh, sempre eh, a Roseto sulla mozione della fibra ottica. Pavone e Di Marco accusano la maggioranza del rinvio del punto. Il Partito Democratico sono stati, dice loro, a chiederlo. Eh, vogliamo adesso spostarci alle pagine sportive. E vogliamo spostarci alle pagine sportive del centro. Il Pescara si fa male Fiorillo, difesa a pezzi con il Perugia guaio muscolare per il portiere che salterà la gara al al pari di Campagnaro e Balzano, spazio a Castrati, Scognamiglio e Ciofani, Antonucci verso il forfè. E anche qui, eh, in merito a questo articolo che si parla del Pescara Calcio, vogliamo eh, vedere un servizio che è stato preparato per noi dalla nostra redazione del TG6. Continua a perdere pezzi il Pescara a due giorni dal posticipo del Curi contro il Perugia. Nella seduta odierna pomeridiana infatti si è fermato il portiere Vincenzo Fiorillo, per lui una elongazione muscolare la cui entità è da stabilire. Dunque l'estremo bianca-azzurro con tutta probabilità salterà a Perugia e rischia di stare fermo anche per i successivi impegni. Al Curi dovrebbe toccare dunque Adelan Castrati, il quale disputerà la seconda partita in campionato dopo il debutto con Livorno. La Giornata. Lavoro differenziato per Antonio Balzano e Ledian Memushai, oltre che Frank Canutè. Molto difficile il recupero per Balzano, che già dalla scorsa settimana era alle prese con una fastidiosa lombalgia che ne aveva messo in dubbio la presenza con Lascoli, problema che si è riproposto anche in questa settimana. Pronto per la sostituzione c'è Matteo Ciofani, mentre in mediana Melegoni più di Crecco è l'alternativa principale in caso di defezione di Memushai. Il centrocampista albanese sarà monitorato domani in sede di rifinitura Solo terapie oggi per Mirko Antonucci. Improbabile il suo recupero dalla lieve distorsione ad un ginocchio patita ieri. In avanti Mancuso e Marras saranno gli esterni, centravanti uno tra Cocco e Monachello. Se Beppi Pillon non se la passa bene, il suo collega perugino Alessandro Nesta non sta messo molto meglio. Già certe le assenze dell'infortunato Bianco e dello squalificato Falasco. Nella seduta di questa mattina si è fatto male uno dei tre ex, il difensore Norbert Gjomber, che ha riportato una distorsione alla caviglia. Lui non ci sarà, mentre un altro ex, Federico Melchiorri, resta al momento in forte dubbio a causa di un problema al ginocchio che l'attaccante marchigiano si porta dietro dalla scorsa settimana e che è peggiorato dopo il match con il Benevento. In intervista odierna rilasciata al Corriere dell'Umbria, Melchiori ha detto che ci sarà, ma se ne saprà di più dopo la rifinitura di domani. Va verso il forfè anche il terzino Felicioli, direzione di gara affidata a Gersini di Genova. Intanto, a poco più di un mese dall'apertura del calciomercato di gennaio, circolano i primi rumors. Alcuni di questi riguardano Filippo Melegoni, il gioiellino di proprietà dell'Atalanta. Dopo le partite con Livorno e Brescia ad inizio stagione, non ha più trovato spazio e potrebbe andare via per trasferirsi alla Juventus Under 23 con il Place della società Orobica Sirene Torinesi, ma di sponda Granata per José Macin. Il club di Cairo ha messo gli occhi sul pilastro del centrocampo Biancazzurro e potrebbe formalizzare già a gennaio un'offerta allettante. Vogliamo continuare con le pagine sportive, vogliamo passare alla Serie C con il Teramo Calcio. Oggi in campo alle ore 14.30. Il Teramo sfida il Renate con un rinforzo in più. Celli e Biancorosso, il Diavolo al Bonolis alla disperata ricerca di punti. e Maurizi abbraccia il terzino in prova da qualche giorno. Anche qui a riguardo vogliamo vedere un servizio preparato dai nostri colleghi del TG6. Secondo impegno casalingo consecutivo per il Teramo dopo la sconfitta contro la Ermigno, Domani i biancorossi si ritroveranno eh di nuovo qui al Bonolis per ospitare, ospitare il Renate. Teramo eh che ha qualche problema di troppo in difesa perché mancheranno eh Caidi e Vitale. Maurizi conta di recuperare eh Speranza che è stato bloccato negli ultimi giorni eh da un mal di schiena. Stiamo facendo insomma in modo e in maniera di recuperare i recuperabili e, ma questo è più una, una cosa medica non so che voglio dire io dal punto di vista tecnico speriamo di, di recuperare tutti Speranza contiamo che si è allenato martedì e non si è allenato ieri e l'altro ieri ma per, per, tenerlo, per tenerlo a riposo e cercando di, di recuperarlo Sempre in tema di assenze non ci sarà Barbuti, ancora dolorante per il colpo alla caviglia destra rimediato domenica scorsa. Improbabile il recupero di, di Barbuti che ha una distruzione alla caviglia e di, e di Vitale che ha una distruzione alla caviglia. Ci sarà invece Zecca che probabilmente dunque partirà titolare. È sempre difficile stabilire, c'è cioè una linea sottile tra entusiasmo, appagamento e, e serenità. E quindi voglio dire, non so se che cosa sia, però è normale, ma non credo che noi, eh, almeno per quello che mi riguarda, io sono molto. Lo sono e cerco di trasmettere molto cattiveria agonistica, molto poco appagamento perché c'è poco da essere appagati. Prove di 3-4-3 per Maurizio negli ultimi giorni, cambiamento di modulo però negato dall'allenatore questa mattina in conferenza stampa. Prove che hanno riguardato Zecca per l'appunto provato da titolare con Bacio Terracino e De Grazia sugli esterni. Noi durante la settimana lavoriamo su vari sistemi di gioco che poi comunque avendo un sistema di gioco base che, che prevede tre difensori tre centrocampisti due esterni di fascia e due punte e dobbiamo essere pronti anche a modificare un qualcosa che possa e... Che possa durante la partita tornarci utile. E dall'altra parte il Renate dovrà rinunciare atteso il difensore centrale squalificato, ma sempre questa mattina il tecnico biancorosso ha parlato anche del presunto appagamento della sua squadra nelle ultime quattro gare. Ricordiamo, è arrivato un solo pareggio nelle ultime quattro partite per il Teramo. Lo scorso anno ha fatto i playoff, è una squadra che cambia poco come tante squadre di questo girone. Soprattutto quelle che abbiamo incontrato, quindi parliamo di Fermana, Verona, Giana, sono squadre che danno, fanno della continuità tecnica sia di guida tecnica sia dei, sia dei calciatori, il loro status, anche se Renate rispetto agli altri quest'anno ha cambiato. Noi però credo che come sempre dobbiamo pensare alla nostra pensazione. Se come diceva prima il collega non ci deve essere, non ci deve essere a pagamento prima, non ci deve essere. Paura, depressione adesso, tutt'altro. Vogliamo continuare con lo sport, questa volta del quotidiano dell'Abruzzo, sempre in merito al Pescara, si ferma anche Fiorillo. Guai muscolari al numero uno, Biancazzurro. E le pagine sportive del quotidiano La Città della provincia di Teramo. Argomento sul teramo è un sabato di fuoco coi Renate e Maurizio, come abbiamo visto nessun appagamento eh, in merito ad alcuni giocatori e probabile al passaggio del modulo 343. E a riguardo anche eh, Celli è stato eh, tesserato Fratangelo ufficiale a Pineto, l'esterno sinistro si ferma, firma un contratto fino a giugno con opzione l'attaccante va in prestito in serie D. E vogliamo con questo ultimo articolo sportivo terminare la nostra rassegna stampa di mattino 6 che riprenderà lunedì mattina 3 dicembre. E vogliamo ricordare che i nostri servizi del telegiornale. Per quest'oggi, eh, come anche per gli altri giorni, ci saranno alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Io vi ringrazio per averci seguito, per la vostra attenzione e vi auguro buona giornata a tutti quanti voi.